Buonasera. Buonasera a tutti, cari concittadini. È davvero per me un grandissimo piacere, un grandissimo onore presentare ufficialmente la campagna elettorale del candidato sindaco Vincenzo D'Alberti e della Spada. Prima di parlare un po' di lui, perché questo è il mio compito di presentatrice, voglio ringraziare tutte le persone, intanto tutte le persone presenti qui questa sera, davvero incredibilmente numerose, una bellissima sala questa, bellissima gente. Prima di parlare di Vincenzo voglio ringraziare tutte le persone che hanno costruito questa proposta politica, questa alternativa politica, che è davvero un miracolo. Questa è la Petrosino che non ha paura, che esce di casa, che partecipa. Guardate, non è semplice in politica, lo sapete bene, perché i cittadini di Petrosino, tutti i cittadini di Petrosino, hanno sempre partecipato alla vita politica attivamente e sanno bene che non è facile fare passi indietro, rinunciare alle legittime ambizioni di ciascuno per far spazio a una proposta completamente nuova, a una proposta che unisce, che costituisce un'alternativa, a una proposta che rappresenta il meglio di questa città. Vincenzo, come tutti i giovani candidati, naturalmente sconta un po' il gap di non essere conosciuto come lo è il nostro principale avversario politico. Ma l'inizio di questa campagna elettorale ha già dimostrato che il gap si è recuperato totalmente. E oggi si parla di Vincenzo, oggi si parla di questa coalizione. Oggi si parla dei nostri candidati al Consiglio Comunale, che dopo Vincenzo vi presenterà. Vorrei dire tantissime cose, ma è giusto cominciare da una presentazione semplice ma significativa della persona che è Vincenzo. La prima cosa che viene da dire e elencare la sua attività di insegnante all'università e quindi le competenze. Vincenzo è un ingegnere ambientale che soprattutto nel campo dell'energia ha davvero tante cose da insegnare a tutti noi e potrà fare moltissimo per rendere questo paese sotto questo profilo assolutamente autosufficiente, sotto il profilo del risparmio energetico. Ma di queste cose poi parlerà lui dicendo qualcosa del nostro programma elettorale. E, come sapete, in questi giorni avete avuto modo di conoscerlo nelle case, negli incontri che abbiamo fatto, numerosi nel comitato elettorale. Vincenzo lavora alla Commissione Europea come consulente ambientale e in precedenza ha lavorato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Queste sono cose vere, non sono cose, viene da Londra, chissà che cosa fa, queste sono cose vere, queste sono cose riscontrabili, esperienze vere, competenze vere. Ma al di là di tutto questo, la cosa che più mi preme sottolineare della persona di Vincenzo è la sua bontà. Vincenzo è un uomo buono.
e questa comunità ha bisogno di unirsi intorno a una persona buona, a una persona che sa unire. Noi abbiamo vissuto gli ultimi 5 anni come se fosse una perenne campagna elettorale, un clima da perenne campagna elettorale, un clima di odio, di divisione, di mancanza soprattutto di rispetto dell'opinione degli altri. Noi, guardate, qualcuno ci dice che forse abbiamo tenuto i toni di questa campagna elettorale un po' troppo bassi, ma noi, guardate, la prima cosa che abbiamo sentito doveroso fare è pacificare questa comunità. Cioè, non è possibile che uno deve avere paura di esprimere un'opinione, paura di dire io voto per Vincenzo, io voto per Aldo, io voto per Cati, per Concetta. Non è possibile, non è possibile. Eppure questo è accaduto. E voi sapete tutti qui dentro che in questa nostra piccola comunità abituata al confronto, agli scontri, io, come tutti voi sapete, sono figlia d'arte, sono cresciuta tra sezioni, partite, e ricordo scontri spaventosi, durissimi. Ci si tirava le sedie in testa. Il consiglio comunale, quelli che hanno la mia età, la mia generazione, ricorda benissimo che era teatro di scontri anche davvero, davvero duri. Eppure quell'animosità non è mai uscita fuori dai confini dei luoghi deputati in cui ci si scontrava. E poi dopo siamo sempre stati una comunità unita, rispettosa delle opinioni altrui e soprattutto pacifica tra di noi. È vero o no? È vero o no? Questo ci è mancato. Questo ci è mancato in questi anni. In questi anni la politica è stata invece vendetta, vendetta, timore. È bastato un like su Facebook per essere trasferiti da un ufficio all'altro. Diciamole queste cose, diciamole. La gente le deve... Quelli che non sanno, quelli che credono ancora alle favole del web, alle favole della propaganda. In questo paese è bastato un like, è bastato esprimere dissenso per finire, per essere perseguitati. E guardate, io non vi voglio parlare delle mie vicende personali, tanto lo sapete tutti quello che è successo. Ma a proposito di quella vicenda, dovete sapere che in questo comune non c'è stato nessun recupero dell'evasione fiscale. Si è utilizzato anche l'arma dell'imposizione fiscale e dell'accertamento per perseguitare i nemici. O meglio, quelli che lui ritiene nemici. Sapete quante persone sono state accertate, hanno subito accertamento fiscale? 7 persone, a fronte di un'evasione che supera il 50%. Solo 7 persone. Queste cose le dobbiamo raccontare quando incontriamo le persone e chiediamo il voto. Bene, io non voglio farla lunga, però voglio raccontare a quelli di voi, voglio dire a quelli di voi che sono un po' più lontani dai momenti, diciamo, della campagna elettorale, che questa è una campagna elettorale bellissima. Noi ci stiamo divertendo, perché è bello stare insieme, è bello discutere, è bello anche ogni tanto scontrarsi, perché non sempre siamo in sintonia, ma da noi si può fare, da noi si può criticare, da noi si può dire: no Vincenzo, non mi è piaciuto quell'intervento che hai fatto, devi aggiustare il tono. Guardate, non è così. Il nostro principale avversario politico non lo ammetterebbe mai. Noi questo clima invece lo vogliamo, vogliamo continuare su questa strada, perché quello che facciamo adesso in campagna elettorale ci serve come preparazione, perché
quello che andremo a fare nei prossimi, quello che andranno a fare, io non faccio parte di nessuna squadra, quello che andranno a fare nei prossimi 5 anni sarà sempre il frutto di una collaborazione, di decisioni che saranno condivise, di una comunità che deve restare insieme. E per dirla tutta e fino in fondo, per noi comunque vadano le cose, non ci saranno mai dei nemici, per noi gli altri in questo momento sono avversari politici, ma passata la campagna elettorale tutti i cittadini di Petrosino avranno accesso alle stanze del palazzo. Grazie. Grazie, scusate, c'è anche un po' di emozione perché parlare a una folla così, così grande non è semplice. Adesso, grazie. Adesso Vincenzo, che è quello che li conosce meglio, presenterà ciascun candidato e ciascuno di loro dirà qualcosa per presentarsi al nostro elettorato. Grazie ancora. Grazie Letizia. Grazie a tutti voi di essere venuti così numerosi stasera. Grazie. Grazie. Grazie ragazzi, grazie a tutti, grazie per l'entusiasmo. Questo non mi meritavo tutto questo affetto questa sera, perché comunque abbiamo lavorato intensamente in queste settimane, abbiamo lavorato giornalmente nel mese di marzo, abbiamo costruito questo progetto politico, l'abbiamo fatto assieme a diverse anime di Petrosino, l'abbiamo fatto assieme ai partiti politici, l'abbiamo fatto assieme al PD, al Partito Socialista, all'UDC, a Forza Italia, Alleanza Popolare, tutti hanno dato un contributo, però è stato il nostro progetto politico per rilanciare Petrosino, è stato il nostro progetto politico per portare un futuro migliore a Petrosino. Petrosino ha bisogno di una prospettiva, ha bisogno di una prospettiva nuova, di sviluppo economico, di innovazione, ed è per questo che ci siamo seduti intorno a un tavolo, abbiamo trovato la sintesi che ha portato a questa bellissima lista, a quattro donne e 8 uomini che veramente ci hanno messo passione giornalmente, ci hanno messo passione quando hanno scritto il programma, quando abbiamo fatto le liste, quando dovevamo indicare gli assessori, però siamo sempre arrivati a una sintesi, l'abbiamo fatta assieme, l'abbiamo fatta dialogando, ed è il dialogo, la collaborazione, il senso di comunità che è mancato a Petrosino, l'ha detto bene Letizia. Il 10 luglio del 1980 Petrosino respirava un'aria di comunità, di fratellanza. Ho voluto iniziare questa sera con l'inno d'Italia, Fratelli d'Italia, perché noi siamo tutti fratelli della stessa terra, siamo tutti amici, bisogna essere così, bisogna essere fratelli di questa terra. Volevo solamente un applauso per Pino Pipitone, che è il primo sindaco di Petrosino. Petrosino ha avuto tutti degli ottimi sindaci, sono stati comunisti, sono stati socialisti, sono stati democristiani, tutti hanno avuto modo di portare avanti le proprie idee, tutti hanno lavorato per il bene di questa terra, non c'è l'amministrazione migliore e quella peggiore, tutti hanno dato il massimo per questa terra, hanno dato il massimo per Petrosino, non c'è stata un'amministrazione di ladri, di buoni, di cattivi, di mafiosi, tutti hanno lavorato per il bene di Petrosino, e io ringrazio tutti i sindaci che si sono susseguiti a questa carica fino adesso. Oggi essenzialmente è la loro serata di questa lista, perché li presentiamo ufficialmente a voi, alla città, anche se già girano per le vie di Petrosino, fanno con me il porta a porta, hanno incontrato imprenditori, però questa sera è la loro serata, io voglio presentarli, e iniziamo da uno dei più giovani, Alessandro Alagna, un ragazzo che conosco da quando è nato praticamente, è un ragazzo che ci mette passione, orgoglio, entusiasmo in tutto quello che fa, e quindi Alessandro. Buonasera a tutti, siete davvero numerosi, grazie davvero per essere qui con noi per la nostra presentazione. Io, grazie.
Io sono Alessandro Alagna, ho 27 anni e sono tra i più giovani candidati della lista Adesso il Futuro di Vincenzo D'Alberti. Grazie. Ho deciso di scendere in campo per non essere più un cittadino passivo, ma essere un cittadino attivo, pronto a spendermi per il bene della nostra comunità, per il bene della nostra Petrosino, della nostra terra. Io è da 9 anni che sono costretto a rincorrere il mio futuro, lontano dalla mia famiglia, lontano dai miei cari, lontano dalla mia Petrosino. Petrosino, una città chiusa alle nuove leve, una Petrosino che non si appresta a diventare migliore ma si ferma solo all'ordinario, una Petrosino da cambiare, una Petrosino per noi giovani. Io da sempre sono stato molto vicino allo sport e molto vicino ai temi sociali e su questo farò il punto cardine dei miei programmi. Quello che mi piacerebbe fare è portare a Petrosino delle vie del vento, perché credo che gli sport acquatici siano un volano importantissimo per la nostra terra, per la nostra spiaggia, il nostro mare. Grazie, grazie davvero. Che ci sia la possibilità di far arrivare migliaia di praticanti di questo bellissimo sport. Ma un'altra cosa che mi piacerebbe fare per il tema sociale è quella di, è insopportabile vedere una Petrosino piena di barriere architettoniche. Dobbiamo garantire a tutti pari opportunità, dobbiamo cercare di far arrivare chi ha poche capacità di deambulare, chi ha gravi disabilità a far godere del nostro mare, e non basta solo Biscione, tutto il nostro litorale. Io nulla, sinceramente sono qui per ringraziare Vincenzo. Vincenzo, ti ringrazio per tutto quello che stai facendo per noi, grazie per la tua competenza, grazie per la tua disponibilità, grazie per aver innestato in tutti noi il germoglio di una fiducia per una Petrosino migliore, per un progetto concreto e auspicabile, grazie. E permettetemi di ringraziare anche la mia squadra. Io faccio parte di una squadra dove c'è un mix di gente giovane e di gente meno giovane. Un perfetto binomio dove si unisce l'innovazione con l'esperienza, dei punti fondamentali per poter governare questo paese. Questa è la nostra squadra. Grazie Vincenzo per aver fatto tutto questo per noi. Grazie, grazie per averci portato degli elementi così brillanti che ci possano aiutare per il nostro percorso di crescita e di miglioramento per Petrosino. E io sono sicuro di una cosa, cari signori e cari amici, che con Vincenzo saremo una squadra pronta a governare tutti insieme, tutti sullo stesso fine comune, invece di qualcun altro che crede di poter governare totalmente da solo. Noi siamo una squadra e lavoriamo per Petrosino. Grazie a tutti, grazie a tutti. Bravo Alessandro, grazie, grazie. Altro candidato della lista è Nicola Angileri, lui lavora allo stesso collocamento. Scusate, ma buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti così numerosi. Per chi non mi conosce, sono Nicola Angeleri, impiegato all'ufficio collocamento nella lista Adesso il Futuro per Petrosino con D'Alberti sindaco. Proprio per il ruolo che rivesto nella società conosco molto bene i problemi legati alla disoccupazione e in particolare quella giovanile, per cui ho deciso di votare e fare votare Vincenzo D'Alberti. Secondo me è l'unico che può finalmente dare una svolta all'economia di Petrosino e permettere ai nostri giovani di non andare lontano a cercare lavoro, ma avranno la possibilità di rimanere qui a lavorare, a sposarsi e farsi una famiglia, a crescere i propri figli e a invecchiare godendosi i nipoti. Tutto questo perché Vincenzo riuscirà con il nostro aiuto politico e con la vostra partecipazione e sostegno ad aprire nuovi orizzonti per questa città, per l'agricoltura, per il turismo e per tutte quelle forme di economia legate ai fondi europei che ci possono dare una grossa mano. Una cosa di cui mi voglio occupare all'indomani della vittoria sono i cantieri scuola che danno un minimo di respiro economico a tante persone. La Regione Sicilia circa 2 anni fa ha finanziato diversi cantieri a Petrosino, ma questa amministrazione chissà perché non è avviato nemmeno uno. Grazie per avermi ascoltato, votate Vincenzo D'Alberti sindaco e noi consiglieri della lista. Grazie e buonasera. Aldo Caradonna è un amico, anche lui è una persona che mette passione. Era amico di tutti. Grazie a tutti. Buonasera, grazie di essere intervenuti così numerosi a questo nostro incontro di presentazione della lista.
che abbiamo voluto dare il nome di Adesso il Futuro e che vede impegnato come candidato a sindaco Vincenzo D'Alberti. Scusate per l'emozione, ma sarebbe impossibile non essere emozionati con una folla così immensa. Io dico sempre una cosa, che chi si emoziona ha un cuore. E noi tutti di questa lista abbiamo un cuore che batte per Petrosino. Mi presento, mi chiamo Aldo Caradonna, molti mi conoscete, ho 44 anni, sono un agrotecnico, lavoro da 15 anni per Poste Italiane, dove svolgo il ruolo di consulente finanziario. La mia candidatura nasce dalla voglia, dalla passione di dare un contributo a questa città che mi ha dato tutto, perché se sono quello che sono adesso è grazie a voi, grazie a questa comunità. Ho deciso di appoggiare Vincenzo perché credo che il suo programma sia un programma innovativo, un programma di sviluppo che passa anche attraverso l'agricoltura, passa anche attraverso il turismo, che sono elementi, fonti preziose per il nostro territorio. E comunque affinché non vediamo ancora le nuove generazioni, non vediamo i nostri figli andare a cercare il futuro altrove. Per questa motivazione noi abbiamo scelto Vincenzo D'Alberti. Io volevo dire un'altra cosa, che l'ho detto anche in passato, io non combatto la guerra di nessuno, specialmente quella fatta sui social. Petrosino non ha bisogno di guerre mediatiche, Petrosino ha bisogno di idee, di innovazione, di futuro, di programmazione. E tutto questo noi lo possiamo avere con Vincenzo D'Alberti, perché per le sue qualità, per la sua competenza, per la sua professionalità, ma per le sue doti umane. Grazie, votate Vincenzo D'Alberti e Aldo Caradonna, grazie. Tra le più giovani della lista, Rossana Coppola. Buonasera a tutti, per chi non mi conosce io sono Rossana Coppola, scusate l'emozione ma siete veramente in tanti. Ho 27 anni e ci tengo a dire che sono orgogliosa di far parte di questo gruppo, di appoggiare Vincenzo D'Alberti. La mia candidatura nasce proprio dal fatto perché molti giovani, soprattutto miei coetanei, si rivolgono con disattenzione, sono proprio lontani da tutto ciò che è politica. Io voglio scendere in campo, voglio metterci la faccia per me, per i giovani, per le nuove generazioni. Voglio proprio dare il mio contributo per la mia Petrosino, che vivo a 360 gradi. La mia candidatura proprio nasce per mettermi in gioco e dare la possibilità veramente a tutti i giovani che sono lontani dalle proprie famiglie per cercare un lavoro. Noi abbiamo delle risorse che possiamo sfruttare e dare lavoro veramente a tanti giovani. Io, in base alla mia esperienza lavorativa presso gli hotel, sono spesso a contatto con i turisti. I turisti ci scelgono proprio per le risorse paesaggistiche, ma soprattutto per le risorse enogastronomiche e vitivinicole. Il mio contributo sarebbe quello di... mi piacerebbe proprio fare dei percorsi enogastronomici con le cantine del nostro territorio, fare delle degustazioni di prodotti tipici e perché no abbinare dei buoni vini che ci dobbiamo vantare di avere. Ho scelto Vincenzo D'Alberti sostengo Vincenzo D'Alberti perché oltre ad essere una persona estremamente preparata è una persona umile. È il sindaco che abbiamo bisogno a Petrosino. Il sindaco deve stare in mezzo alla gente, il sindaco deve vivere i problemi della gente. Non abbiamo bisogno di un sindaco che stia seduto e dentro un palazzo, abbiamo bisogno di un sindaco che sia in mezzo alla gente.
Adesso non mi prolungo e do spazio anche agli altri ragazzi del mio gruppo. Chiedo ai miei amici e ai miei sostenitori di votare Vincenzo D'Alberti sindaco per dare un contributo e un futuro migliore alla nostra Petrosino. È appena ritornato da Bruxelles. Questo pomeriggio i nostri avversari hanno fatto un convegno dove parlavano di Europa e l'hanno fatto con persone che a Bruxelles non le ha mai visti nessuno. Loro sono stati a Bruxelles. Sono stati con i commissari europei all'agricoltura, allo sviluppo economico, sono stati con i direttori generali dell'occupazione, però tutto questo non conta, conta i quattro peracottari che c'erano questa sera. Peppe Di Girolamo. Grazie Vincenzo. Buonasera a tutti, mi presento per chi non mi conoscesse, sono Giuseppe Di Girolamo, e sono un ingegnere meccanico e lavoro nelle fonti rinnovabili a Petrosino. Mi reputo un fortunato a vivere e a lavorare a Petrosino perché, come ben sapete, in ogni famiglia ci sono persone che ormai sono emigrate fuori, ma non soltanto persone laureate, ma anche artigiani, contadini, sono tutti andati fuori a lavorare. Questo è il più grande problema di Petrosino. Petrosino ha avuto il coraggio nel 1980 di diventare comune autonomo, una cosa che ci rende orgogliosi. Petrosino fino a poco tempo fa, anche grazie al vino, era uno dei paesi più ricchi della provincia di Trapani. Oggi ci troviamo agli ultimi posti e abbiamo pure il grande problema della disoccupazione. Io non mi rassegno, io voglio rimanere in questa Petrosino, è un sogno invecchiare con mia moglie, mio figlio Giulio che è qua e in futuro con i miei nipoti, a Petrosino. È un'impresa ardua, noi lo sappiamo, però ci vogliamo tentare, perché noi sappiamo che Petrosino è tutto e il contrario di tutto, però di una cosa siamo sicuri, che Petrosino non è una città di mafia. Negli ultimi anni qualcuno ci ha voluto fare credere, per scopi solo esclusivamente personali, che Petrosino fosse mafioso, ma questo non è vero. Noi siamo stanchi dell'antimafia di facciata per convenienza. Però ovviamente nessuno qua vuole dire che Petrosino è immune a quello schifo che è la mafia, però noi la maggior parte non ne siamo partecipi. Sono stato uno dei primi a perorare la causa di Vincenzo D'Alberti sindaco, non soltanto perché è un ingegnere come me, ma perché è un ragazzo di Petrosino che si è distinto per la sua professionalità e la sua preparazione in campo internazionale. Per la prima volta Petrosino ha un candidato a sindaco che è stato scelto senza nessuna pressione, che se ne dica. Vincenzo, prima di accettare, ci ha pensato un bel po', però aveva le idee chiare. Il suo doveva essere un programma, l'ho proprio scritto, di alto profilo e ampio raggio. Vincenzo crede nella meritocrazia, non si può fare l'assessore solo perché si ha i voti. Vincenzo ha scelto... Noi sapevamo che ci sarebbero cadute milioni di critiche nello scegliere il professore Pezzini come assessore. Questo problema noi l'abbiamo voluto perché abbiamo conosciuto il professore Pezzini. Io sono stato a Bruxelles, come dice Vincenzo, è una persona che conosce ogni stanza di quel palazzo, è una persona che ha competenze, tre lauree, di cui una in filosofia, quindi oltre a ingegneria, matematica, eccetera. Quindi noi scegliamo le competenze, la meritocrazia. Vincenzo, come me, è convinto che la politica è lo strumento per risolvere i problemi della gente e non il contrario. Isolarsi, come ha fatto qualcuno, non risolve i problemi, anzi forse li ingrandisce e probabilmente ci crea tanti e ci ha creato e ci creerà in futuro tanti e tanti debiti. Qualcuno non li chiamerà debiti, li chiamerà in un altro modo, ma il problema è che noi dovremmo andarli a pagare.
Noi abbiamo un'altra visione della politica. Vincenzo D'Alberti per noi rappresenta l'orgoglio di voltare pagina e di dire basta all'oscurantismo economico e culturale di questi anni. Poi, un vero sindaco ha a cuore i problemi di Petrosino e li affronta. Noi, uno dei tanti problemi a Petrosino è per esempio il presidio ospedaliero, che in questi anni ha perso tante e tantissime funzioni per gli anziani che hanno un presidio ospedaliero qua vicino e che è possibile non è possibile andare a Marsala o andare altrove. Questo è un problema grave e Vincenzo come sindaco deve prendere questa cosa di petto. Vincenzo deve andare a risolvere questo problema. Un sindaco fa questo. La crescita di ognuno di noi, di un'intera comunità, è la crescita di tutti. Noi diciamo basta a invidie e ritorsioni. Noi siamo per il sì, per lo sviluppo, per la sostenibilità, per l'ambiente e soprattutto per ciò che nobilita l'uomo, il lavoro. Mi piace tantissimo una frase di Pertini, se me la consente Catemarino. Pertini diceva: io credo nel popolo italiano, è un popolo generoso, laborioso, non chiede che il lavoro, una casa e il poter curare la salute dei suoi cari. Non chiede quindi il paradiso in terra, chiede quello che dovrebbe avere ogni popolo. Noi abbiamo un progetto ambizioso che va oltre la normale amministrazione, sempre se normale amministrazione può essere considerata 20 giorni senza riscaldamento d'inverno per i bambini della scuola elementare. Non è vero che un piccolo comune non può dare lavoro, ma attenzione, facciamo distinzione, noi non diamo posti di lavoro, noi vogliamo dare ai nostri giovani la possibilità di investire in questo territorio, di poter creare la propria impresa. I posti di lavoro li danno altri. Voglio concludere questo intervento. Come? Non lo so, non me ne intendo. Voglio concludere questa mia presentazione comunicandovi che non vi chiederò di convertirvi, perché la politica... La politica non è una religione, ma vi chiedo di riflettere sul futuro di Petrosino, un paese isolato che piano piano muore, devastato dai debiti e dal fuggi-fuggi dei propri giovani, o un paese orgoglioso che come non mai, che con la forza di una comunità intera riesce a superare tutti i problemi. E per questo c'è solo una soluzione, Vincenzo D'Alberti sindaco. Grazie. Franco Livigni, l'esperienza della nostra lista. Buonasera, io sono Franco Livigni. E per chi non mi conosce, in passato ho ricoperto il ruolo di consigliere comunale in questo comune. Vorrei un poco lasciare i progetti, le aspettative ai giovani che hanno tanto entusiasmo da trasmettere. Io vorrei un po' rispondere all'altra parte che ci accusa di determinate, questa lista che ha determinate magagne, a dir loro. In ogni caso la scelta del candidato sindaco, come hanno ripetuto chi mi ha preceduto, è stata una scelta condivisa dall'intera coalizione, senza nessuna remora da parte di qualcuno. Si è scelto Vincenzo D'Alberti candidato sindaco perché è un tecnico che porta all'interno del Palazzo Comunale la sua professionalità, la sua esperienza e sa rapportarsi dignitosamente, diciamo, con le istituzioni regionali, nazionali e anche europee. Per rilanciare questo territorio serve una figura come Vincenzo D'Alberti in ogni caso. La parte avversaria accusa
la nostra lista che è contornata di Marpioni, però non ha nulla a che dire sulla figura di Vincenzo D'Alberti, perché non hanno appigli a cui aggrapparsi. E l'accusano a Vincenzo D'Alberti di essere contornato di Marpioni politici. Marpioni politici dovremmo essere io e qualche altro consigliere che siamo stati nel Palazzo Comunale. Così, per descrivere il termine Marpione, è un approfittatore, uno che specula su determinate situazioni. Certo, noi non abbiamo chiesto a Vincenzo D'Alberti posti di assessorato o per appoggiare la sua candidatura o presidenza del Consiglio Comunale o quant'altro. Abbiamo scelto Vincenzo D'Alberti sindaco liberamente, senza che nessuno ci costringesse o ci desse qualche cosa in cambio. Mentre dall'altro lato questo non lo possono dire, perché molti aspettano di essere nominati assessori e non sono al dir loro presentabili. Noi non commentiamo. Bravo! Per poi dare un'altra stoccatina. In chiusura di campagna elettorale 5 anni fa, l'avversario politico ha sbandierato ai 420 che noi non siamo quelli che asfaltano le strade all'ultimo minuto, noi non illuminiamo, noi non illuminiamo, non diamo la luce alle strade all'ultimo minuto, eccetera eccetera. Ora si presentano in campagna elettorale dicendo io ho... Questo è stato l'altro candidato che mi ha salvato. Quindi ora ha realizzato. Dove sta il cambiamento? Certo nel modo di pensare, perché nella realizzazione si trova ben poco in questi 5 anni da questa amministrazione. E possiamo dire che forse ha pagato gli stipendi anche in ritardo, mentre le altre amministrazioni questo non l'hanno mai fatto. Puntualmente ogni 27 hanno riscosso lo stipendio. Forse ha, diciamo, organizzato la macchina amministrativa aumentando i dirigenti, quindi aumentando la spesa pubblica che grava sui cittadini. Poi potrei elencare una serie di disfunzioni che lui ha creato. In poche parole, nei comuni i servizi sono a totale carico dei cittadini e quindi si devono ottimizzare i servizi per rendere la bolletta meno cara ai nostri concittadini, e dobbiamo non solo ottimizzare i servizi ma ridurre il costo delle bollette, cosa che non si è fatto. Vorrei concludere dicendo chi potrebbe risolvere in questo quinquennio i problemi di Petrosino. Solo una squadra composta da giovani che hanno entusiasmo, volontà di lavorare, spirito di iniziativa, supportato da qualche vecchietto come sono io, che potrei dare qualche consiglio, qualche dritta e dare spazio a loro. Poi un'altra cosa, mi veniva un poco, l'emozione non è né solo dei giovani, anche da chi è meno giovane. E le cose, quando si va a braccio si dimenticano, poi magari si tornano e allora riprendiamo il discorso. 5 anni fa, questo ci tengo a dirlo perché è sotto gli occhi di tutti, 5 anni fa il sindaco, l'attuale sindaco, ha imperniato la sua campagna elettorale su Torrazza. Torrazza doveva diventare un paradiso fiscale, un volano di economia per l'intero territorio, doveva, non so quale progettualità c'era in merito. In 5 anni ha prodotto un incarico a un tecnico per fare l'espropriazione della spiaggia e il tecnico ha incassato i soldi, e poi Torrazza rimane lo stesso per come era 5 anni fa.
abbandonata totalmente al degrado. E ancora di più, questo, ora dico una mia progettualità, visto che si parla di Dorazza. Noi non possiamo puntare sul turismo, avere le spiagge e non esserci un servizio di bagnini. Basta solo attaccare un cartello che dice spiagge non sicure e non vi fate il bagno. Noi dobbiamo lavorare per rendere possibile un servizio a bagnini e dare i servizi, anche quelli igienici, che non ci sono a Torrazza per chi frequenta la nostra spiaggia. Concludo dicendo: dateci fiducia, dateci il consenso che sicuramente non vi deluderemo e soprattutto votiamo Vincenzo D'Alberto. Grazie. Grazie Franco, grazie. Vito Lodato. Buonasera a tutti. Colgo l'occasione a presentarmi, sono Vito Lodato, ho 30 anni, quest'anno conseguirò la laurea in scienze politiche, lavoro per la Polizia di Stato al reparto prevenzione crimine. Sono un uomo che ogni giorno lavoro con la legalità e contro ogni tipo di anticrimine. Sono indignato perché si dice che nella nostra lista si parla che non c'è legalità. Ho deciso di candidarmi al nostro consiglio comunale con la lista di Vincenzo D'Alberti, perché in primis condivido D'Alberti perché sono convinto che D'Alberti a posto, grazie. Okay. Sono convinto che con D'Alberti sindaco amministreremo un comune con la massima trasparenza e legalità, e perché condivido il suo progetto per il futuro di Petrosino. Ho tantissima voglia di impegnarmi politicamente con le mie competenze e conoscenze nell'ambito della sicurezza e della prevenzione sul territorio e alla crescita di Petrosino, perché per me Petrosino è un fiore all'occhiello della Sicilia occidentale. Scusate l'emozione, sono emozionatissimo. Allora, Petrosino è un paese con enorme potenzialità che deve essere con costanza e impegno portato al massimo livello, e quindi gentili concittadini, date il vostro sostegno a Vincenzo D'Alberti. Grazie. Grazie Vito. Grazie Vito. Enzo Maggio rappresenta il sindacato degli agricoltori di Petrosino. Ieri abbiamo fatto una bella manifestazione. Grazie. Enzo Maggio è l'esempio che quando la politica si impegna i problemi si risolvono. Vai Enzo. Io davvero grazie, sono abituato onestamente a parlare al pubblico, però questa sera sono più emozionato rispetto a tante altre occasioni che c'è stata qui, soprattutto in questo locale, anche locali più larghi. Comunque Vincenzo, ti raccomando, un'altra volta prendiamo un locale più largo, perché questo è un locale per altri, non è il locale che dovevamo scegliere noi, che dovevi scegliere tu. E questo, diciamo, sta a dire che la vittoria l'11 giugno può essere a portata di mano, ma ve lo dico davvero. Lo sapete perché ve lo dico davvero? Perché Petrosino in un certo senso si vuole liberare, in un certo modo di fare politica, in un certo modo di essere, di guardare le cose da una parte, se dall'altra parte diciamo non sia dalla stessa opinione, dalla stessa idea. Qui c'è stato momenti in cui l'idea di una persona, se era diversa dall'altra parte, diciamo, non era accettabile. E comunque questo con Vincenzo D'Alberto non ci sarà, perché Vincenzo D'Alberto sicuramente sarà una persona autorevole, ma non autoritaria. Vincenzo D'Alberto in queste settimane, io sono uno di quelli che volevo che lui si candidasse tanti e tanti mesi fa, ho cercato davvero di persuaderlo, poi magari sono stati altri, comunque sono stato fra i primi a scegliere, perché era
lo vedevo una persona competente, una persona esperta, una persona collegata, una persona politica, una persona che chiaramente dà fiducia, speranza a voi cittadini, a noi cittadine, ma dà tanta, tanta volontà, impegno quando va a Roma e a Bruxelles, con i fatti, non con le parole, non scrivendo soltanto su Facebook, ma guardando e andando, e l'ha dimostrato in questi giorni, in queste settimane. Abbiamo persone esperte che sono qui, che sono venute, che sono, si sono messe a disposizione, non tanto per fare la figura. Io non credo che l'assessore esterno che è stato preso sia stato così una presa di posizione soltanto per volontà di Vincenzo, ma anche stata anche l'occasione, una possibilità, un'opportunità che Vincenzo ci sta dando per poter parlare di problemi di alto spessore, di alto livello, e credo che questo, diciamo, può dare grande visibilità. Guardate, Pedrosino, mi consentite, per quanto riguarda l'agricoltura in questi 5 anni non sono stati chi ha amministrato questo comune, è stata la mia persona più in tante occasioni di parlare di problemi importanti e vitali di questa terra, problemi legati al problema del vino, dell'ortofrutta. È stato qui, in questo locale. Sì, il sindaco ha partecipato, però a quelle che erano le riunioni che facevano gli altri, lui portava il saluto, ma non è stata mai presa una posizione, una sua proposta non c'è mai stata. E questo ha secondato semmai le assemblee, le iniziative che faceva la CIA, che facevo io, con l'impegno, la passione che ho messo sempre per portare avanti questi problemi, e ce ne sono tanti, alcuni li abbiamo affrontati, in parte risolti, alcuni sono in programma, di, come quella del consorzio, che è una sfida che continuamente portiamo avanti, perché un consorzio fallito come quello del Diga Trinità, un consorzio TP1, come è giusto chiamarlo, diciamo, ha dei problemi grossi, e che quindi anche questo dobbiamo affrontarlo, perché è una grande fascia di nostri petrosileni, i nostri concittadini che hanno terreni in quell'area, hanno difficoltà a irrigare, ed è giusto che l'amministrazione comunale si faccia carico di questi problemi. Vincenzo si farà carico di questi problemi, ne sono sicuro, perché lui parla sempre e spesso con me di agricoltura, e io l'ho sposato anche per questo, diciamo, il progetto di Vincenzo, perché lui sa che parlare di agricoltura in questo territorio significa parlare dell'economia, delle famiglie che ci sono in questo territorio. Io voglio parlare di agricoltura assieme a tutti voi cittadini, per quello che può essere le possibilità assieme al sindaco, ma soprattutto parlare di alcuni problemi. Per esempio la SOAT, che è stata tolta, non si sa, non si capisce il motivo, la SOAT deve ritornare, perché è utile agli agricoltori e alle imprese. Questi sono i problemi vitali, importanti. Guardate, noi abbiamo una grande economia che riguarda il florovivaismo, che riguarda il vivaismo, che riguarda l'ortofrutta, che riguarda la sericoltura, riguarda la vitivinicoltura. Questa non può essere un'economia, l'economia presa come seconda mano, come è stato preso in questi 5 anni. Credo che in questo momento dobbiamo capire e cercare come poter portare, aiutare e sostenere questi agricoltori assieme a quelli che sono i problemi più gravi che della vitivinicoltura. Sono state andate via migliaia e migliaia di ettari di terreno, di reimpianto, ma nessuna parola è stata spesa in questi 5 anni da questa amministrazione. E allora tutto questo deve dare un grande significato, un grande enorme significato, per poter ancora una volta dire che Vincenzo D'Alberto vuole voltare pagina, e vuole voltare pagina assieme a voi, insieme a noi, insieme a tutti. Tutti siamo candidati, amici. Non è soltanto io che sono candidato, Vincenzo è candidato a sindaco, tutti siamo candidati, tutti dobbiamo vincere questa sfida, perché dal 12 giugno Pedrosino possa cambiare, possa parlare di problemi, anche quello dei pensionati, per citare l'ultimo problema, non è stato mai
detto una parola in questi 5 anni per i pensionati, è stata soltanto non considerata una risorsa, sono state soltanto considerate come un serbatoio di voti, che è quello il serbatoio di voti che per i pensionati sono state, non c'è stato mai detto, tentato di farlo come un posto di ritrovo dove il pensionato possa recarsi, trascorrere quei momenti insieme agli amici, tutto quanto. No, questo deve essere anche un grande progetto anche per noi, parlare dei pensionati. Non lo facciamo perché siamo in campagna elettorale, se lo diciamo non manderemo questo impegno, e che parleremo anche di queste persone, che sicuramente sono una grande risorsa, ma sono anche un grande momento di gioia che sicuramente ci darà tanto desiderio, ma tanta forza per poter anche con loro, diciamo, vincere questa sfida. Questo era un po' la sintesi che volevo fare. È chiaro che tutto questo diciamo, deve passare attraverso una nostra volontà, ma la vostra volontà. Da domani iniziamo tutti assieme a dire: votiamo Vincenzo D'Alberti, voltiamo pagina per questo territorio che ne ha di bisogno. Vincenzo, conoscendo voi, e lo sto conoscendo questa sera, lo conoscerete ancora di più, sicuramente lui sarà il prossimo sindaco di questa città. Grazie. Grazie Enzo. Una delle pecche più gravi di questa amministrazione comunale è stata quella di aver spento la democrazia a Petrosino. Non so quanti di voi hanno assistito ai consigli comunali, qualcuno l'ho visto dirette streaming, anche stando fuori, dei consigli comunali dove si recitava la pregherina la sera, sembravano dei consigli comunali ridicoli. Se ancora si è portata avanti la democrazia all'interno del consiglio comunale di Petrosino, lo dobbiamo ai nostri consiglieri dell'opposizione. Noi ne abbiamo candidato uno e ringrazio vivamente per tutto quello che ha fatto in questi 5 anni di amministrazione a Petrosino, per aver avuto sempre un confronto costruttivo con questa amministrazione. Vamuto si è confrontato contro un muro di gomma che non ha mai risposto, ma ha schierato i suoi soldatini, che in Consiglio Comunale erano solamente soldatini, che hanno recitato la parte in Consiglio Comunale. Noi abbiamo bisogno di consiglieri comunali veri, sinceri, che portino la politica e il dibattito nel massimo consesso civico. Noi abbiamo bisogno di consiglieri comunali che abbiano idee. Andrea Marino è uno di questi, grazie. Quasi mi fai commuovere, anche se sono un veterano, vi dico che queste parole mi hanno riempito di gioia. In realtà vi voglio raccontare in breve perché sono qua, l'ultima volta della mia vita, ve lo giuro, non ci sarò più. E ci sono per un motivo semplice, perché questo signore, quello che viene da fuori, il londinese, ha provato a mettere me contro mio figlio. Ha cercato con i suoi amici a cercare di candidare mio figlio con lui. Quando ho capito, io non mi volevo candidare più, mi ero un po' allontanato dai gruppi che si riunivano. Quando ho capito che qualcosa non funzionava, ho cercato di indagare meglio e ho parlato con mio figlio. Un padre e un figlio non lo fanno mai litigare, è chiaro. Non è bastato, amici miei, non è bastato. Non è Ha mandato gli ambasciatori, perché quando io ho capito, sono andato direttamente da lui e gli ho detto: come ti sei permesso? Come ti sei permesso? Dopo alcuni giorni, credetemi, è venuto da me il consigliere Facciolo
e consigliere e presidente del consiglio in presenza di testimoni, non darei bugie a convincere me a candidare me con loro. Allora non siamo più Marpioni, io sono il capo dei Marpioni. Ma chi sono i Marpioni? Questa ragazza qua, chi sono i Marpioni? Noi che abbiamo difeso sempre la gente, io che sono stato sempre in prima fila a risolvere i problemi della gente, anche come oppositore ho risolto tanti problemi della gente. Questo è questo signore, e non basta signori, un giorno questo signore mi chiama dicendo che sta spostando il comandante dei vigili urbani e mi chiede a me cosa ne pensasse. Signori, chi lo conosce lo sa che il comandante dei vigili urbani è la persona più onesta che possa esistere al mondo, uguali! Voleva farmi prostituire, questo voleva questo signore! E io lo pregassi di restare comandante, perché chi non lo sa è mio cognato! Questo voleva lui, voleva che io mi prostituissi con lui per dire io sono con te, va bene, lascia mio cognato là. Io gli ho detto fai quello che vuoi di mio cognato, del comandante dei vigili urbani. Ora, vi prego, no, non c'è bisogno, vi prego di rinforzare e ognuno di noi di prodigarci e moltiplicarci. Perché noi l'11 dobbiamo votare questo amico, questa grande persona per bene, come la sua famiglia, il suo nonno, suo papà, suo fratello, i suoi zii. Li conosciamo da sempre, figli della terra. Vi aggiungo che avevo buttato la spugna, non mi volevo più candidare. Un giorno mi vede arrivare allo studio il cui presente persona per bene, Vincenzo D'Alberti, quando è venuto a trovarmi abbiamo parlato di programmi e di prospettive. Le prospettive sono Torrazza, le prospettive sibiliana. Sibiliana c'è il corallo rosso che con le mareggiate si deposita sulla spiaggia, il corallo rosso è stato scientificamente provato. Spostiamo quella strada. Spostiamola più a monte, è una strada in terra battuta, e lì faremo una spiaggia spettacolare di corallo come quella che c'è in Sardegna. Faremo l'albergo diffuso. Quante case Biscione e a Scibiliana e dintorni ci sono che restano chiuse? Lì dobbiamo fare in modo che i cittadini che magari non ci vanno a stare, dobbiamo farla diventare un albergo diffuso e dare i nostri prodotti, la salsa con la melanzana d'estate e il basilico. Questo apprezzano i turisti, non vogliono grandi cose. E il mare pulito. E il mare pulito, perché è veramente pulito. Vorrei concludere, non voglio parlare dell'amministrazione perché potrei parlare di qua domani mattina, ma noi, come ha detto Letizia, noi non siamo qui per polemizzare. Una volta la campagna elettorale era bella, io con Letizia siamo stati in posizioni completamente opposte, però alla fine ci abbracciavamo e ci baciavamo e poi finiva lì. In consigli comunali, e mi ricordo quando c'era la buonanima di Giacomo Licari, finivano i consigli comunali. Finivano i consigli comunali, allora. Talvolta io ero opposizione, talvolta maggioranza, finiva che ce ne andavamo sempre a mangiarci la pizza tutti assieme. Ora queste cose c'è odio. Se un cittadino arriva alle 11:05 e lì chiude alle 11, la portiera non vi fa entrare, perché le cazzate che si prendono sono incredibili. No, e ha trasformato il comune di Petrosino in una caserma. Noi dobbiamo festeggiare tutti assieme il 12, accompagnandolo tutto assieme all'aeroporto per Londra. Grazie. Guarda, non c'è bisogno che mi presenti perché penso che qua più o meno mi conoscono tutti. Perdonate il tono, ma è un problema delle corde vocali. La campagna elettorale mi ha tolto anche la voce, come ha cercato di fare del resto questa amministrazione in questi anni.
Io non lo so se faccio parte dei marpioni di Petrosino, ma sicuramente sono vista come la peste nera, perché io sono un esponente politica, anzi io sono una dirigente politica, e in questi anni di politica in questo paese se n'è fatta veramente poca e soprattutto se ne è parlato veramente poco. A me tocca citare, non credo che vi dispiacerà, la mia famiglia. Per i più anziani, io sono la nipote di Ciccio Cesa, figlia di Vito Marino, il professore. Ma soprattutto, e non perché voglia meno bene a mio padre e a mio nonno, ma soprattutto sono la nipote di Pino Pepitone, primo sindaco di questo paese. Io sono socialista e sono orgogliosamente socialista, perché mi consenta, dici, posso citare Pietro Nenni? Grazie. Mi ha tolto l'esclusiva poco fa. Pietro Nenni disse che il socialismo esiste per portare avanti quelli che sono nati indietro. Ed è per questo che io sono orgogliosamente socialista e non mi vergogno di dirlo. E pensino pure quello che vogliono, non mi interessa. Io mi sono candidata con Vincenzo, sì, per il suo lato umano, per carità. Io Vincenzo lo conosco, ma non dico da quando è nato, ma insomma più o meno, perché è amico dei miei figli, perché è cresciuto dentro il campeggio, perché con Lina giocavamo insieme a Chiano Pulizzi. Oddio, lei è un po' più grande di me, io giocavo, lei già faceva sì, lei già faceva cose da donna. Ma Vincenzo l'ho scelto e sono stata felice della scelta di aver fatto, perché è una persona preparata, è una persona che ha le competenze per dare veramente una svolta a questo paese. Abbiamo vissuto in questi 5 anni, io non voglio parlare male dell'amministrazione, perché per carità, se un sindaco non è nelle condizioni di asfaltare una strada o di sostituire una lampadina, vabbè, non ha motivo neanche di esistere. Quello che è mancato in questi 5 anni è una progettazione seria per il futuro. Voi lo dovete sapere, io ho una figlia che vive all'estero, ha 30 anni e dopo la laurea è tornata a casa e per 3 anni si è fermata, e si è fermata alienandosi, perché qua non c'è stata la possibilità di fare niente. E come mia figlia se ne sono andati tanti giovani. Se ne sono andati e non torneranno fino a quando noi non gli daremo un sogno per il futuro. Vincenzo è il sogno che questa amministrazione non ha saputo realizzare in questi 5 anni. Perché 5 anni fa io non l'ho votato per una serie di ragioni, consapevolmente non l'ho votato. Però devo dire la verità, che quando si è insediato e ha detto quella famosa frase: non lasciatemi solo, non vi lascerò soli, mi ha colpito. E allora ho pensato, beh, forse adesso il cambiamento ci sarà davvero. E invece quello che abbiamo vissuto in questi anni è stato un frustrante senso di solitudine. Non solo dal punto di vista economico, per carità, perché non si è pensato a progettare qualcosa affinché mia figlia, che vive fuori, e i figli degli altri miei amici che vivono fuori, perché lo dovete sapere che qua manca una generazione, i trentenni qua non ci sono più, se ne sono andati tutti via. Ho pensato, vabbè, ho perso il filo, fa niente, volevo dire sicuramente, sì, non mi preoccupo, va bene, voglio dire, mi sono candidata con Vincenzo per
per il suo lato umano, per le sue competenze. Io sono una di quelle, anzi, come ha detto sui social una mia coetanea, io sono la cinquantenne attempata, e lo dico sì, attempata, che ha avuto l'ardire di andare a Bruxelles. E io cosa ci vado a fare? Io sono attempata, sono una cretina, non potevo andare a Bruxelles perché io non capisco niente. E invece dall'altra parte oggi hanno parlato di Europa e hanno parlato di Agenda 2020. Ebbene, non esiste, sapete perché? Perché l'agenda è 2018-2020. Nel 2020 i progetti europei andranno negli altri stati comunitari. Ecco, mi sono ricordata, parlavo dello stato di solitudine che molti di noi hanno sentito. Il mio compito lo devo a un mio amico carissimo, un mio amico che come me vive una situazione pesante a casa. Noi abbiamo in famiglia i portatori di handicap, e scusatemi se li etichetto, ma è così, è inutile che inventiamo parole, sono portatori di handicap. Ecco, io voglio impegnarmi per loro, perché non c'è stato un solo progetto in questi 5 anni che non sia stato di propaganda e soprattutto non sia servito a raccogliere voti. E allora l'11 votate per la competenza, perché io il 22 giugno voglio tornare a Bruxelles, perché ci sarà la conferenza di servizio per parlare dello Stato sociale europeo e dei portatori di handicap. Votate Vincenzo. Grazie Capi, grazie. Adesso abbiamo un'altra giovanissima. Chiara rappresenta un gruppo bellissimo di giovani che si chiama Shusha, io non lo conoscevo. Chiara ha lavorato diverse volte in collaborazione con questa amministrazione, poi come tante altre amministrazioni, come tante altre associazioni, si è vista chiudere le porte in faccia. Si è vista chiudere le porte in faccia, chiudere il dialogo con l'amministrazione, però hanno mantenuto vivo la loro voglia di fare politica, la loro voglia assieme a Gregory, assieme a Danna, assieme a tutti loro, assieme a Federico che è stato anche il presidente dell'associazione Fuscià. Quindi ascoltiamoli con vero orgoglio che siano candidati della nostra lista. Noi siamo orgogliosi che Chiara sia candidata con noi, davvero. Grazie Vincenzo. Intanto buonasera a tutti e vi ringrazio di essere qui abbastanza numerosi questa sera. Per chi non mi conosce mi presento, sono Chiara Sansone, ho 25 anni. Come Vincenzo anche io sono nella mia prima esperienza politica. La mia candidatura, come diceva proprio Vincenzo, nasce da un movimento politico-culturale Shusha, dove appunto hanno aderito molti giovani che sono stati protagonisti del territorio di Perosino come me. Appunto nasce per sostenere Vincenzo D'Alberto che è stato sindaco, nasce per sostenere la lista adesso e futuro con Vincenzo D'Alberto. Ad oggi conta circa 40 ragazzi che ne fanno parte, ma speriamo di crescere sempre di più. Noi giovani scendiamo in campo perché siamo delusi dal fallimento di questo cambiamento che è stato sbandierato per ben 5 anni. Dove appunto di cambiamento è soltanto la facciata e poi tutto il resto è ordinaria amministrazione che è stata presentata come la realizzazione dell'impossibile, di qualcosa che era proprio impensabile fare, ma d'altronde è sempre ordinaria amministrazione. Le competenze che metterò appunto in campo con questa nuova amministrazione è proprio ciò, è frutto della mia esperienza dal punto di vista sociale e culturale, proprio a Perosino. Uno degli obiettivi che il mio gruppo si pone è proprio quello di far sì di portare sia uno sviluppo economico, turistico e culturale a Perosino. Questo è affiancato alla realizzazione di eventi, come e non solo ovviamente.
cioè far sì che Carnevale, per esempio, o anche altri eventi come la Sagra dell'Uva, che è l'identità del nostro territorio, è la nostra identità che da anni non si fa più a Petrosino, possono portare uno sviluppo economico maggiore a Petrosino. Ed è fattibile, è fattibilissimo, molti paesi a pochi chilometri da noi lo fanno, tipo San Vito Lo Capo e il Cuscus Festival, perché non ci possiamo riuscire pure noi? Perché basta soltanto crederci e soprattutto impegnarci e portare avanti dei risultati. Volevo fare una considerazione, che ci sentiamo offesi noi giovani in questo periodo di campagna elettorale fra le case, che troviamo spesso gente che ci dice: se Vincenzo Alberti diventerà sindaco finiscono le feste festino a Petrosino. Questa purtroppo è una politica spicciola che si sta facendo in questi giorni per screditare come sempre l'avversario, come se loro sono i migliori e noi siamo soltanto chi vuole rovinare Petrosino. Inoltre il mio ruolo all'interno di questa amministrazione sarà da filo conduttore tra i giovani e non solo e l'amministrazione. Come dico sempre, io ci metto la faccia in tutto, però voglio ricordare che dietro di me ci sono tanti ragazzi che hanno voglia di fare e sono stanchi di stare solo a guardare. Quando mi chiedono perché avete scelto di sostenere Vincenzo D'Alberti a sindaco, beh, la domanda è semplice e per chi lo conosce è ancora più facile. Per chi non lo conosce voglio dire che Vincenzo D'Alberti è una persona umile, una persona preparata, una persona competente, una persona che è a conoscenza delle reali problematiche del territorio. Soprattutto non è un politico di professione, ma è un tecnico che mette a servizio della sua cittadinanza la sua competenza e le sue conoscenze. Questo deve essere ben chiaro. Quindi noi giovani crediamo fortemente nella persona di Vincenzo D'Alberti e crediamo fortemente nel ruolo che andrà a ricoprire il 12 giugno. Ci credo, ci dobbiamo credere. Petrosino non può e non deve farsi scappare questa occasione, soprattutto lo deve fare per noi giovani, i giovani che vogliono costruire il proprio futuro qui, a Petrosino. Farò in modo che la mia elezione al Consiglio Comunale possa essere segno di continuità e coerenza su un impegno che ho preso con il territorio, perché credo che amministrare è un impegno ricco di stima, soprattutto deve essere fatto con entusiasmo e con tanta umiltà e soprattutto con servizio, spirito di servizio, sia all'interno che fuori il Palazzo Comunale. Prima di concludere volevo fare una piccola riflessione su, come già hanno detto poco fa gli altri candidati, che in questi giorni ci stanno etichettando come marpioni. Mi ci metto in mezzo pure io a questo punto, perché se marpione significa mente pensante, allora io sono orgogliosa di far parte di questo gruppo. Oppure, se marpione significa gente con esperienza, allora noi giovani dobbiamo essere in grado di imparare da essi. Brava! Concludo dicendo che noi siamo il nuovo, ripeto, noi siamo il nuovo. E Petrosino non ha bisogno di grandi oratori, ma ha bisogno di gente competente. Ce l'abbiamo qua, Vincenzo D'Alberti sindaco. Grazie, grazie. Brava Chiara. Io volevo nel frattempo, prima di presentare l'ultima candidata, salutare tutti i nostri ragazzi che ci stanno guardando tramite la diretta Facebook. Cioè, immagino che ci sia Gianluca, Giovanni, Giuseppe, che mi hanno mandato decine di messaggi. Noi li salutiamo, ovviamente. Molti ragazzi di Petrosino, come ha detto Chiara, sono fuori per studio, sono fuori per lavoro, però sappiamo che sono con noi questa sera. Grazie ragazzi che ci state ascoltando tramite la diretta Facebook. Adesso abbiamo l'ultima candidata, ma non per importanza, anche perché riveste anche il ruolo di assessore designato alla pubblica istruzione e alla cultura. È Concetta Vallone. Generazioni di studenti di Petrosileni sono passati da lei, hanno imparato da lei non solo la matematica ma anche l'essere cittadini. Grazie Concetta, grazie. Grazie a te, Vincenzo. Buonasera a tutti. Credetemi,
sono veramente tanto emozionata, una cosa molto strana, perché sono abituata a parlare con i miei ragazzi, con i miei colleghi, ma stasera ho un'emozione particolare, ho un'emozione che non riesco a capire. Comunque, per chi non mi conoscesse, mi presento, sono Concetta Vallone, insegno matematica da tanti anni al commerciale di Marsala. Peraltro sono anche vice dirigente dello stesso istituto. Molti credo si chiederanno come mai questa mia decisione di scendere in piazza, di metterci la faccia, così come tanti mi hanno chiesto. Bene, per me è un seguire, un continuare, un percorso politico che ho già iniziato da tempo. Sono infatti tesserata del Partito Democratico fin dal suo nascere. Faccio parte peraltro della commissione di garanzia dove sono vice dirigente, perché sono convinta che veramente seguendo una giusta politica, la politica del fare e non del dire tanto per dire, veramente in questo modo possiamo aiutare la crescita di questo Petrosino e portare ai nostri ragazzi veramente tanta serenità. Devo ringraziare fortemente il nostro candidato sindaco Vincenzo Dalperti, che è venuto a casa mia per chiedermi di scendere in campo. Subito non ho risposto sì, sono stata perplessa per parecchi motivi, ma quando lui mi ha esposto il suo programma politico, la sua grande voglia di fare, il suo essere veramente una persona per bene, ho detto sì, è giunto il momento adesso, visto che fra non tanti anni andrò in pensione, è giusto il momento di diventare più partecipe alla vita di Petrosino, di seguire i miei ragazzi così come ho seguito. Voglio continuare a seguire i miei ragazzi così come ho fatto in tutti questi anni, e credetemi, sono tanti, infatti io sono un po' la vecchia del gruppo, così come molti mi hanno apostrofato, ma anche se la mia età è intorno a 60 anni, credetemi, ho la voglia di lavorare così come nel mio primo giorno di scuola, con la stessa volontà, con la stessa ansia, con la stessa dedizione. E ringrazio fortemente il mio caro amico Vincenzo Dalberti, che conosco da tanto, amico di mia figlia, proprio dai banchi di scuola. Lo ringrazio perché ha posto tanta fiducia nella mia persona. Spero di non deludere, principalmente lui e la mia Petrosino. Sì, la mia Petrosino. La mia vita personale e la mia vita è sempre stata un po' all'insegna della volontà di stare con i giovani. Spesso loro mi chiedono, mi tengono fortemente in considerazione e vorrebbero risolvere con me tanti loro problemi. Sono sempre pronta, credetemi, a dare loro una mano, una forte mano. E qua dentro ne ho veramente tanti alunni e forse sono loro che mi stanno emozionando più di quando non fate tutti voi messi insieme. La cultura è veramente, da lì dobbiamo partire, perché più stiamo vicini ai nostri giovani, sicuramente daremo un grosso supporto a Petrosino stesso. Ho intenzione, almeno insieme alla mia amministrazione, di formare dei poli, di creare un polo formativo che possa partire da quella che è la scuola materna e arrivare alla scuola di secondo grado, perché poter portare in tutti loro, dal più piccolo al più grande, questo senso di responsabilità, della legalità, di vederli crescere veramente come sani e forti. Prego, figurati. Vorrei ancora portare una crescita a quella che è l'offerta formativa del territorio, e insieme all'Istituto Geometra, che è un po' il nostro fiore all'occhiello, è l'unica scuola superiore che abbiamo a Petrosino, vorrei portare una succursale ad indirizzo turistico qui da noi, dove i nostri giovani possano veramente formarsi sul territorio, portare in giro quella che è la nostra priorità, il vino, l'agricoltura. E chi meglio di un giovane che riesce a crescere proprio nel suo territorio può spendersi positivamente? Peraltro,
sono tante le idee che veramente porto nel mio cuore, e grazie a Vincenzo, a questo giovane così pieno di entusiasmo che guarda all'Europa, guarda al futuro come senso di crescita, e lo devo ringraziare mille volte perché mi ha fatto scendere in campo. È stato lui il volano che è riuscito a farmi dire sì. Tante altre amministrazioni me l'avevano sempre chiesto, e lo sanno un po' tutti, non ho mai accettato. Ora sì, perché credo in Vincenzo D'Alberti, e vi prego, credetelo anche voi, perché è una persona per bene, veramente per bene. Adesso chiudo col mio discorso, altrimenti mi richiamano e mi dice: ti sei ritagliata più tempo degli altri. No, assolutamente. Vorrei solo che questa campagna elettorale continuasse senza ingiurie, veramente nell'insegna della lealtà, dell'onestà, di cui tutti abbiamo bisogno. Grazie Vincenzo, grazie. Mi metto qua perché il microfono quello si è spento. Quindi, allora, che dire, li avete ascoltati tutti, avete visto l'impegno che ci mettono, la passione nel voler portare avanti le nostre idee. Loro hanno veramente a cuore le sorti di questa città, hanno veramente a cuore le sorti del futuro dei cittadini di Petrosino. Noi abbiamo visto, poco fa Concetta diceva, ma anche Cati, che c'è una generazione che è fuori, una generazione che è fuori perché la politica non ha saputo dare opportunità a questa terra, non ha saputo dare opportunità. Noi abbiamo assistito a 5 anni di amministrazione comunale, ma abbiamo assistito a 5 anni di propaganda, abbiamo assistito alla politica dell'annuncio, abbiamo visto che non si è realizzato nulla di concreto per Petrosino, per il suo futuro, per il suo sviluppo. Noi abbiamo assistito ad una amministrazione che ha fatto la propaganda su Torrazza, ha fatto Gaspare Giacalone, ha fatto 5 anni la campagna elettorale, 5 anni fa, che Torrazza doveva essere il fiore all'occhiello dello sviluppo turistico di Petrosino. Bene, Torrazza è rimasto uguale, anzi è peggiorata, non c'è stata la possibilità di dare occupazione a questa città. Nessuno ha investito per Petrosino, ha investito per Biscione, ha investito per la nostra costa. Non c'è stata la possibilità di portare a Petrosino quell'occupazione concreta. Noi abbiamo visto solamente gli annunci quando si parlava anche del cambiamento. Dov'è questo cambiamento che tutti assistiamo? Io ho avuto modo di leggere approfonditamente queste settimane la relazione di fine mandato del sindaco, e mi sono accorto che il comune vive una situazione finanziaria disastrosa. Questo lo dobbiamo dire chiaramente, lo dobbiamo dire a chiare lettere. Il comune di Petrosino, lui li chiama residui passivi, ma residui passivi in siciliano si dicono cose ripagare, significa questo, sono residui passivi. Il comune di Petrosino ha 12 milioni di euro di debiti, questo significa che ogni famiglia di Petrosino è indebitata per circa 3.000-4.000 euro per ogni famiglia. Questa è una situazione insostenibile, che noi dobbiamo dirlo con forza. Petrosino vive una situazione economica, nell'ultimo anno sono state spese solamente nell'ultimo anno 5 milioni di euro, e 5 milioni di euro per fare propaganda elettorale, per asfaltare le strade nel mese di aprile. Sono stati spesi 5 milioni di euro per sistemare il piazzale della stazione, solo per fare la propaganda elettorale e la politica dell'annuncio. Noi abbiamo visto 5 anni di politica di annunci quando si parlava di piano regolatore generale, abbiamo visto decine e decine di confronti con professionisti pagati migliaia e migliaia di euro, ma ancora il piano regolatore nei cassetti degli uffici dell'amministrazione comunale. Il piano regolatore è il volano di crescita di questa, è il volano di crescita di questa città. Noi non possiamo più permetterci di avere annunci, noi non possiamo più permetterci di avere un'amministrazione che è un'amministrazione di condominio. Noi abbiamo bisogno dell'amministrazione di condominio che pulisce le scale, accende le luci, ma non si occupa della vita dei cittadini di questa città. Noi abbiamo bisogno dell'amministrazione che
si occupi della vita dei cittadini. Occuparsi della vita dei cittadini significa portare avanti il nostro programma, portare avanti le nostre idee. Noi dobbiamo essenzialmente... State bevendo un po' d'acqua? Noi dobbiamo essenzialmente iniziare a programmare bene il nostro futuro. Programmare bene il nostro futuro significa prima di tutto lavorare per l'agricoltura. Ieri abbiamo fatto una bella manifestazione con la senatrice Pamela Orru, dove abbiamo detto che se noi facciamo squadra, se facciamo squadra con i sindacati, se facciamo squadra con l'assessorato, se riusciamo a mettere assieme le cantine sociali con un progetto di partenariato serio. Ieri alcuni giornalisti mi chiedevano: ma l'agricoltore che cosa può fare? Qua sono tutte piccole aziende. Gli agricoltori di Petrosino fanno la cosa più importante e più bella di tutti, sanno fare bene l'uva, è della classe dirigente il compito di portare ricchezza e occupazione a Petrosino, è della classe dirigente delle cantine ed è della classe dirigente del comune che deve metterci la faccia per portare a Petrosino la commercializzazione, per portare a Petrosino l'Europa che può investire nel piano di sviluppo rurale, che può investire tramite un consorzio di promozione del nostro territorio. Quindi abbiamo bisogno della politica quella buona, non della politica dell'annuncio che è stata fatta per 5 anni, politica dell'annuncio che ha portato via i giovani dall'amministrazione comunale. Abbiamo visto l'intervento di Chiara. Ai giovani non si può dire domani vedremo, tra un po' vedremo, domani lo faremo. Si deve chiudere le porte, bisogna dare un percorso, una prospettiva, e noi siamo qui candidati per dare una prospettiva. Abbiamo volutamente chiamato la nostra lista Adesso è il futuro, perché siamo convinti che il futuro nasce qua, nasce oggi, nasce qua con i nostri candidati al Consiglio Comunale che avete avuto modo di conoscere. Il futuro per Petrosino nasce dall'umiltà del confronto giornaliero con i cittadini. La crescita di una comunità è la crescita di una comunità che si confronta giornalmente, di un'amministrazione che esce fuori dalle stanze del comune, non esce fuori solamente in campagna elettorale. Alcuni di voi hanno avuto modo di vedere questa amministrazione comunale solamente in questi mesi. 5 anni di oscurantismo ha visto questa città, 5 anni di chiusura, di repressione, di qualsiasi cosa. Abbiamo visto un'amministrazione pessima, abbiamo bisogno adesso veramente di guardare al futuro, di programmare per il turismo, altra fonte di ricchezza per Petrosino. Il turismo deve diventare veramente il volano di crescita di questa occupazione, e per fare turismo, per fare programmazione seria abbiamo bisogno di lavorare bene con l'Europa, perché i fondi europei veramente possono darci una mano per riqualificare la costa, possono darci una mano per promuovere finalmente Torrazza e Sibiliana, per fare un piano di recupero serio di Torrazza e di Sibiliana, per metterle in collegamento tramite una pista ciclabile e sistemi di collegamento, per dare a Petrosino dei mezzi di trasporto che siano elettrici, che siano smart, che sia tramite anche l'innovazione tecnologica. Quindi abbiamo bisogno di progettare il futuro di questa città, abbiamo bisogno di confronti. La giunta comunale con me sindaco non sarà uno stipendificio da dare a persone senza competenze. Non si può dare assessorati solamente perché portano voti, non si può dare assessorati solamente perché stanno in giro tutto il giorno a fare fotografie per Petrosino. Noi abbiamo bisogno di assessori competenti che abbiano la possibilità di dialogare con le istituzioni. E abbiamo bisogno noi di un dialogo, abbiamo bisogno del dialogo con Roma, con Bruxelles, con Palermo, dove c'è la programmazione comunitaria. Abbiamo più volte parlato di programmazione comunitaria, questa emerita sconosciuta. Io non so con quale faccia questa amministrazione oggi si è presentata a parlare di Europa. Non riesco a capire dove sta la dignità di questi amministratori. Non capisco dove sta la dignità di certe persone che per 5 anni non dicono la parola Europa, non dicono la parola programmazione economica, non dicono la programmazione 2020, e poi si presentano un'ora prima di noi a parlare di comunità europea, quando noi abbiamo posto con forza il tema dell'Europa. Abbiamo posto
Abbiamo posto con forza il tema dello sviluppo economico, della programmazione europea, abbiamo detto che bandi ci sono, ho spiegato a tutti i candidati della nostra lista, Alessandro l'ha voluti vedere diverse volte, gli abbiamo detto questi sono i bandi, qua ci sono i soldi, basta fare i progetti, e per fare i progetti non serve essere dei mostri in economia, in ingegneria, ci vuole una corretta pianificazione, e una corretta pianificazione si fa con un consiglio comunale che riesca a comprendere quali sono i bisogni di Petrosino. Bisogna aggiornare bene il piano triennale delle opere pubbliche, mettere subito i progetti che possono essere finanziati. Io non penso che Petrosino abbia un piano triennale delle opere pubbliche che guardi al futuro di questa città. Io penso che ha un piano triennale delle opere pubbliche che guarda alle emergenze più che altro, oppure alla solita e vecchia propaganda elettorale che hanno fatto 5 anni. Abbiamo visto per 5 anni, come ha detto Letizia, un'amministrazione comunale che ha fatto propaganda. Adesso abbiamo bisogno di pensare al futuro di Petrosino, abbiamo bisogno di pensare al futuro dei nostri giovani, ma dobbiamo anche guardare ai più bisognosi, agli anziani. Io in questi giorni di campagna elettorale ho visto che veramente Petrosino ha bisogno di crescita, ha bisogno di occupazione, ha bisogno di tanto. Ho avuto modo di vedere che in giro per Petrosino c'è veramente tanta sofferenza. L'ho detto all'inizio della campagna elettorale, Petrosino è il comune più povero della provincia di Trapani e ho avuto modo di constatare questa povertà dei nostri cittadini. E quindi noi, un'amministrazione non può dormire la notte se non lavora per mettere tutti i cittadini sullo stesso piano. Dobbiamo lavorare per dare un futuro migliore a questi cittadini. Petrosino è una città dove i giovani, dove l'occupazione manca, quindi abbiamo bisogno di essere attrattivi per gli imprenditori. Noi non possiamo come amministrazione comunale di Petrosino dare posti di lavoro. Molti ci dicono in giro che noi facciamo promesse di posti di lavoro. Noi non abbiamo promesso a nessuno un posto di lavoro, noi abbiamo solamente detto che ci impegniamo a far sì che Petrosino diventi una città attrattiva per le imprese. Ecco perché anche in questa direzione va la nomina del professore Pezzini. Il professore Pezzini è il delegato a Bruxelles di Confindustria, non è il Pinco Pallino che c'era qua questo pomeriggio, che non so chi erano, che parlavano di Europa. Abbiamo bisogno di parlare agli industriali, agli imprenditori. Ho incontrato quasi tutti gli imprenditori di questa città. Gli imprenditori di questa città hanno bisogno di ascolto, hanno bisogno di collaborazione, hanno bisogno di che l'amministrazione vada incontro. L'amministrazione deve scendere da quel palazzo e andare nelle stanze degli imprenditori. L'amministrazione comunale deve sporcarsi i piedi, deve andare dove si crea lavoro, dove si pagano gli stipendi, deve andare dove ci sono le persone che creano occupazione. Quindi noi tutto questo lo faremo quando saremo al governo di questa città. Noi abbiamo bisogno del vostro aiuto, noi abbiamo bisogno che tutti di voi, ognuno di voi, che voi diventate volano per portare avanti le nostre idee, per portare avanti le nostre idee a casa delle persone che stasera non sono venute qua, che non sono potute venire qua questa sera, a casa degli anziani che molto spesso non possono spostarsi, a casa di quelli che non l'hanno saputo, di quelli che magari sono invitati all'aperitivo, perché ovviamente bisogna organizzare l'aperitivo per far sì che le persone non possano venire qua ad ascoltarci. Però voi questa sera eravate veramente tanti. Vedervi questa sera a inizio serata, quando c'era l'inno nazionale, tutti in piedi a cantare l'inno, è stato veramente uno degli spettacoli più belli che mi possa capitare, che mi è capitato in questi durante la mia carriera professionale. L'inno nazionale parla di fratellanza, di essere fratelli, noi siamo fratelli di Petrosino, noi siamo tutti figli di questa terra. Volevo ringraziare Andrea Marino perché ha ricordato mio nonno, i miei genitori, tutti quelli che hanno avuto cura della mia famiglia, cioè tutta la mia famiglia, i miei zii che sono qua questa sera, i miei zii, la mamma che si sta facendo, che sta lavorando giornalmente anche con noi. Tutti conoscete la mia famiglia, tutti conoscete da dove veniamo, tutti conoscete la mia storia. Magari io non sono potuto stare frequentemente qua a Petrosino in questi ultimi anni, però mi impegno, se sarò eletto sindaco, ad essere giornalmente dentro la stanza di questo. E mi impegno ad essere il sindaco di tutti,
noi dobbiamo... Alessandro poco fa parlava di barriere architettoniche. Secondo me la barriera architettonica più grande che bisogna abbattere è quella specie di muro di vetro che c'è entrando al comune, quindi bisogna abbattere questo muro di vetro. Il sindaco deve essere il sindaco di tutti e tutti devono poter arrivare facilmente al sindaco e poter dialogare, a dialogare con lui. Io chiudo questo mio intervento anche perché dobbiamo lasciare il centro polivalente, avremmo dovuto lasciarlo alle 11 e mi sembra corretto rispettare le leggi, rispettare quelle che sono le indicazioni che ci ha dato l'amministrazione comunale, che ieri ci ha fatto trovare il centro polivalente totalmente allagato prima che noi dovessimo fare. E quindi abbiamo... Io volevo solamente invitarmi a non avere paura, quello che ha detto all'inizio anche Letizia. Non abbiate paura di parlare di politica, non abbiate paura di parlare di futuro, non abbiate paura di parlare di noi, di venire alle nostre riunioni. Ancora assistiamo a persone che per strada mi dicono: io sono con te, però non vengo alle tue riunioni perché non voglio esporvi, non voglio esporre la mia attività professionale, non voglio esporre la mia famiglia a quello che può succedere. Tutto questo è inammissibile in una comunità come Trosino, quindi grazie per essere venuti e non abbiate paura di votare la nostra lista, grazie. C'è un piccolo rinfresco fuori per tutti voi, grazie. Per sperare, qui c'è un'Europa da portare, voglia e verità trionferà. L'infa energetica non manca, qui ormai la gente.